Il guasto avvenuto quasi una settimana fa all'ASL Teramo è senza ombra di dubbio uno dei più gravi blackout informatici avvenuti in un ente pubblico. Una situazione critica su cui ora l'ASL dà quasi per scontato che il guasto del sistema SysWeb non sarà riparato nelle prossime ore. Per questo motivo, dopo la mega riunione di ieri, è stato approntato un piano di emergenza che consentirà di tirare avanti fino al totale ripristino del sistema. Innanzitutto abbiamo chiesto ai reparti di fare una gestione diretta di quelle che sono le prestazioni più urgenti che abbiamo definito con classi di priorità urgenti e brevi, per cui nei limiti di quelle che sono le tempistiche previste per queste prestazioni, per un'urgenza 72 ore, per una breve 10 giorni, abbiamo chiesto ai reparti di dare la disponibilità a effettuare queste prestazioni direttamente. Dopodiché quelle che sono altre prestazioni che dovrebbero essere regolate da un pagamento di ticket o altro così, stiamo procedendo un po' a macchia di leopardo, ma grosso modo tratteniamo una fotocopia dell'impegnativa e rimanderemo il pagamento ad un secondo momento, erogando la prestazione. Per quanto riguarda altre attività, non so, per esempio ci sono elettrocardiogrammi, RX torace, questi già da prima noi avevamo un po' deciso di abbattere quelle che sono le liste d'attesa facendo proprio una gestione on demand, direttamente nei reparti vengono effettuati quasi in giornata. Per quanto riguarda gli esami di laboratorio, in un primo momento accettavamo solamente quelle che erano un po' le urgenze, esami tipo PT, PTT e altre cose. Diciamo che da oggi stiamo cercando di aprire un po' più i cordoni, accettando un po' quasi tutto. Diciamo che non possiamo regolarizzare i pagamenti di questo, lo faremo in un secondo momento, ma intanto siamo in grado, tramite un sistema parallelo al SysWeb che si chiama DN Lab, di accettare anche gli esami di laboratorio. Ripeto, l'azienda è tutta quanta attenta a questo problema, però fino a quando durerà il guasto saremo ancora in una fase provvisoria e voglio chiedere ai cittadini un attimino di comprensione per quelli che potranno essere dei disagi che si potranno verificare per questo o quell'altro motivo. È chiaro che insomma tentiamo di averne il meno possibile.